scusate, scusate la mia miss. Ciao amore, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene. Rompe sempre un po' le scatoline la mattina. Stamattina però è stato più buono, perché si sarà spaventato quando io ho detto nel video che avrei chiamato un avvocato. È vero, mo? Io mi sono lavato che devo uscire. Deve portare il mio figlio che oggi c'è il servizio della scuola. Mi mangio un cornetto. Bravo. Io ho già fatto colazione. Con i miei biscottini questi. Comunque sono buonissimi. Veramente buoni. Certo che senza trucco sono un mostro. Mamma mia. Ma ti sembra un mostro? Oh. Questa è la sua colazione. Lui il latte non lo beve. Non so come fa. Beh, io volevo andare al bar, ma è tardi, devo accompagnare Chicco. Vabbè, non fa niente. Stamattina stai con me. Posso mettere un po' di miele? Certo. E devi prendere un coltello, amore. Però, mamma mia, è proprio disorganizzato. Non prepara mai niente. Un tovagliolo, un qualcosa per non sporcarmi il tavolo. So che devo pulire, però mi prende la testa. Il miele, come mai mettici anche la marmellata se la vuoi? Voglio provare col miele. Tutto a posto, com'è andato il sabato? Mi è piaciuto il vlog di sabato, fateci sapere, mi raccomando. Però i dolci sono troppo buoni. Che devi fare oggi? Devo un po' pulire, come solito, la mia domenica delle pulizie. Cucina, non devo cucinare. Io invece devo andare a Sisi. Che bella, a sì, portare sì a Francesco, che diciamo che va a lavorare per la scuola, e poi vado da papà, sì, e poi oggi ci rilassiamo. No, mamma mia, sì, rilassiamo, vabbè, se non mi porto mai da nessuna parte, devo andare a fare un po' di shopping, però quello shopping ci frega. Ma tutto se vinci, non ti porto mai da nessuna parte, ma non va così. Qui non si mangia con la bocca aperta. Volevo dire, non si parla con la bocca piena. Ma voi dovete sapere che io quando mi sveglio la mattina, non solo quando io connetto dopo un bel po' di tempo. No, amore, lì dietro c'è sempre. Sta zitto. Sta caricando il video. Molto, ma molto lentamente. Oggi, perché noi abbiamo la navigazione a zattera. La canoa. Come va? Meglio questo che niente. Sì. Ciao, io mangio più caffè, un po' ma. Va bene, vai, ci vediamo dopo. Ciao. Eccomi qua. Allora, passato un po' di tempo, perché ho dovuto stirare le cose a mio figlio, che ho detto stamattina c'aveva il servizio, poi mi sono cambiata, tolto il pigiama, tutto, lavata, tutto quanto. Come vedete, anche casa mia non è che è sempre in ordine, perché questo ieri sera, vabbè, c'era mio marito e mio figlio, hanno lasciato così, e va bene, non fa niente. Stamattina devo, cioè, già ho tolto tutto, lenzuola, coprimaterasso, cambiare tutto pulito stamattina, devo mettere, passare i materassi con la scopa elettrica, vedete, è aperto, sta passando aria. Anche in camera mia ho già tolto tutto, è aperto, ho messo solo le federe dei cuscini, dopo devo passare il materasso, metto tutto pulito, il coprimaterasso, tutto quanto, oggi pulizia per bene dei letti, e poi devo incominciare a pulire i vetri, tanto già lo so, faccio i vetri io e viene a piovere un'altra volta, tanto io ho sta fortuna, ma d'altronde si deve fare, nonostante piova o non piova. E niente, io adesso inizio un po' a pulire casa. Ti ho detto che oggi è domenica, sì, mi sembra. Sì, oggi è domenica, che bello. Domani si ricomincia. Ma perché il sabato e la domenica? Proprio vola, così, in un lampo. Porca miseria. Va bene, iniziamo, perché sennò stamattina veramente. Questa mattina sono anche sola. Mio figlio non c'è, come vi ho detto. Diciamo finiscono alle 5 oggi, quindi stamattina sono sola, perché poi mio marito l'accompagna e poi va da casa della mamma e il papà a preparare il pranzo, e poi io, una volta che ho finito, lo raggiungo e poi torniamo a casa,
come sempre. Va bene, iniziamo un po' a fare le faccende di casa. E mi dedico oggi, vabbè, oltre alle altre cose, ho detto i letti, fare, ecco, prima passare i materassi, i vetri, cioè le finestre, questi due oggi assolutamente. Se riesco, incomincio a fare anche gli altri, così almeno incominciamo un po' a pulire le cose più che si fanno, diciamo, non tutti i giorni. Va bene, inizio perché sennò cominciamo a chiacchierare e non si finisce più. Vado. Qui li ho fatti, così almeno ho fatto subito i vetri, perché poi mi dedico un attimo ai letti, a passare l'aspirapolvere sopra al materasso, tutti e due, sia quello di mio figlio che il mio, e poi così faccio i letti e poi continuo a fare il resto. Perché sono così, beh, sembra cambiato colore, mamma mia. Vabbè, beh, inizio. Allora, adesso vado a passare l'aspirapolvere sul materasso, l'ho anche pulita sotto ovviamente perché comunque una la passa a terra, quindi va sempre un po' pulita, no? Un po' le ruote, sotto c'ha tipo quelle spazzoline, quindi la sono andata a pulire per poi passarla ovviamente sul materasso. E vado a passare un po' sul materasso. Scusate il saluto, salutavo le mie amiche che stavamo chattando via WhatsApp, quindi le saluto anche qui. Ciao Rita e ciao Lori. Ciao amiche, ciao. Io continuo le pulizie.
voi, fatemi sapere. Voi lo stirate mai il lenzuolo, quello che va sotto? Cioè questo qua con gli angoli? Io no. Perché di che canto che lo si fa? Si stira quando si mette sul letto. Vedete? Una fatica in meno. Già qua bisogna fa troppo. Almeno questo me la risparmio. Quindi io non lo stiro. Cioè, fino a poco tempo fa stiravo anche quelli. Poi un giorno mi sono detta, no, ma che cavolo lo stira a fa, che tanto quando lo vai a mettere sul materasso automaticamente si stende per bene da solo. Poi voglio dire, coperto, uno ci si va a dormire, dopo... ma chi ce lo fa? Ovviamente, copre piumini, lenzuole di sopra. Fede, quelli è ovvio che vanno stirati, no? Però questi, sinceramente, io non li stiro più, vi dico la verità. Anche Giusy Busy ha le sue pecche. Fatemi sapere voi se li stirate, per curiosità. Continua, eh? Allora, il letto mio è fatto, voi non potete capire quando sono pignola quando faccio il letto, ma che fissazione, brutto, cioè deve essere tutto, è brutta questa fissazione, cioè non ci riesco, che devo fare, più forte di me. Va bene, scusate se sentite la lavatrice che va, c'è un po' anche di lavatrice da fare, ovviamente avendo cambiato i letti bisogna fare anche le lavatrici, perché la giornata è splendida. Veramente queste giornate così, quando devi pulire, sembra che c'è più energia. Quindi io devo chiudere la porta del bagno, perché se no, sì, abbiamo l'aereo che parte. Ok, adesso devo fare questo qua di mio figlio, passare anche qua un po' l'aspirapolvere sopra il letto, rifaccio il letto, spolverare, sistemare, lavare a terra, pulire il bagno. Mamma mia, è così, ragazze, è così, è la vita, tutte lo facciamo, purtroppo, tutte. Stavo a pensare qua di metterci la tenda a mio figlio, ma lui non la vuole, perché dice che gli dà fastidio. Ma dico io, ma fastidio di che? Boh, è tremendo, eh. Non gli piace lo spazio, ma anche qui verrà un po' cambiato, eh. Perché la parete è questa qui, diciamo, dietro al letto, e gliela voglio, cioè, la rifacciamo su un grigino chiaro chiaro, perché è tutto troppo bianco. Almeno così risalta un po' l'armadio, il letto, e va bene. All'inizio abbiamo fatto, diciamo, gliel'abbiamo lasciata tutta bianca, perché prima era diverso, che avevamo... l'armadio, quelli là che sono a ponte, quelli là sopra e sotto c'è il letto, quello ce l'aveva da quando era piccolo, e vabbè, poi l'avevamo riportato di qua, poi ho detto col tempo piano piano gli facciamo poi il letto, diciamo, singolo, poi con l'armadio a parte. Abbiamo dovuto fare un po' su misura perché la camera non è molto grande, però fortunatamente comunque IKEA c'ha cose veramente, cioè anche sulle misure, veramente top. Io qui volevo fare un armadio, diciamo, ad angolo, però dopo, quando andavo a aprire un lato dell'angolo, urtava vicino al letto, almeno dalle misure che avevamo preso noi, quindi mi è andato bene così. A parte che questo armadio, devo dire la verità, ci va tutto dentro, perché il suo cambio di stagione, ovviamente ce l'ho nel mio armadio, dove vi ho detto che c'ho tutte le scatole, c'è anche il suo cambio di stagione, e in più sopra io gli ho fatto fare una mensola dove c'ha quel contenitore come ho sotto al letto, e di lì c'ha tutte le sue maglie estive a mezze maniche, che poi quelle, capirà, prendono uno spazio talmente minimo che si possono mettere tante maglie, e quindi tutte le sue maglie sono lì. Quindi devo dire la verità. Poi comunque, volendo, infatti ci stavo pensando, sopra l'armadio, dato che c'è lo spazio, di metterci anche lì una scatola di quella bianca. Oppure vedo se ci sta fatta sempre in quel modo, però anche a fantasia, anche su un grigio. Così almeno vado anche a metterci un'altra scatola di lì.
Lo so, prendono polvere, però vabbè, si puliscono, tanto quella è fatta di un materiale che si pulisce benissimo. E io, se non sbaglio, diciamo, dentro hanno un affarino di, tipo, non lo so come si chiama, per poi andare a stendere questa scatola. Se non erro, quella si può togliere e mi sembra proprio che quelle si possono anche lavare in lavatrice. Quindi, ma non è tanto quello, perché a pulire si puliscono con uno straccio, si pulisce benissimo. Ho una due scatole, adesso vedo, perché comunque lo spazio c'è. E va bene, io mo mi perdo sempre in chiacchiere e devo fare assolutamente qua. Iniziamo, perché se no la voglia, devo dire la verità, eh. C'è, però un po' a rilento stamattina. E va bene, non fa niente. Comunque, iniziamo perché sennò veramente non si finisce più. Vado, eh. Facendo le corse, non potete capire. Adesso devo prima un attimo stendere i panni, devo solo pulire il bagno e poi ho finito. Però il bagno lo faccio dopo, quando torno da mia suocera, perché adesso è tardi, è la mezza praticamente, e devo andare a pranzare lì, quindi non è che posso andare troppo tardi. Quindi adesso stendo questi panni, poi dopo. Poi dopo, quando vengo, devo solo pulire il bagno. Non potete capire, mi sono fatta male. Prima, per pulire il vetro di Francesco, lo specchio, ho dato una botta vicino alla maniglia, ho sentito le stelle. Mi sono messo un cerottino perché usciva troppo sangue. Va bene. Comunque adesso aspettate che mi appoggio, perché così almeno chiacchiero e tolgo i panni dalla lavatrice. E quindi vi stavo dicendo, mamma mia, un dolore che non potete capire. Aspettate che va a basso, perché scusate che siamo in bagno, ma tanto, voglio dire, non fa niente. Allora, mamma mia, quando lavo questi copripiumini, va a finire tutte le cosine dentro. Mamma, da un urto! Scusate se non mi vedete. Ci sono tutti i panni dentro al copri, ecco, ok. Allora, prendiamo i panni e andiamo a stenderli, perché così almeno questi incominciano anche ad asciugarsi. Si mette a fare anche l'altra lavatrice delle mie lenzuola. Aspettate, oddio mio. Allora, vado, che giornata, mamma mia, spettacolare. Non vedo l'ora che viene l'estate. Non... Allora, qui ci sono tanto altre, scusate il sole, ma purtroppo è così. Adesso vedo un po' dove mettervi. Aspettate. Thank you.
anche i panni così almeno si asciugano. Allora, chiudiamo la tenda, sti bastoni di Ikea che si impiglia la tenda dentro, me la... No, giuro miseria. Va bene, io adesso mi devo preparare perché devo correre. Correre. Tanto queste le lascio qui. Il mio... La mia cesta per portare tutti i prodotti appresso. Fermate tu, eh. Adesso entro nel mio sgabuzzino. Così faccio anche vedere. Questo, diciamo, è tutto il mio stanzino che ho creato. E poi qui poi vi farò vedere come verrà quando vado all'IKEA. Ho già, diciamo, quasi progettato come dovrebbe venire. Poi vi farò sia il prima che il dopo, così vedrete la differenza. Credetemi, sarà molto meglio. Adesso è un po' arrangiato perché all'inizio abbiamo messo così un po' di cose che avevo all'altra casa. Avevamo comprato solo questo scaffale, questo qua di legno, e messo lì. Quello poi nel caso lo vado a portare o giù, adesso vedo, perché qui no. E va bene, dai. Io, diciamo, metto a posto questo, mi preparo, vado dai miei suoceri e noi ci vediamo dopo. Ciao! Ho pulito il bagno e ho finito finalmente. Mio marito sta riposando, aspetto un attimo che asciuga il bagno perché è ancora bagnato, e poi mi vado un po' a riposare anch'io, così poi ci vediamo dopo, ci prendiamo un caffè insieme a Christian. A dopo. Allora, rieccomi qua, ma che riposino, il riposino. Io sono venuta sul divano e dopo 5-10 minuti si è svegliato il signor Christian. E quando si sveglia il signor Christian è finita. Come i bimbi, sapete i bambini? Quando li svegliano, rompono, lui è uguale. Uguale. Però si è alzato e adesso vi porta il caffè. È vero? Te l'ho fatto il bicchierino di plastica. Perché l'hai fatto il bicchierino di plastica? Mi sono sbagliato. Ma non mi pare che proprio pulisce lui. Mi sono sbagliato. Certo. Buonasera. Ah, sono... Che come belle. Come state? Ma perché sto diventando brutto, Come state? Tutto bene? Sta a posto. Noi una domenica tranquilli, adesso vi racconto la mia domenica. Tu racconti cose, tu voglio raccontare pure cose. E racconta. E allora sono uscito, sono andato a Assisi stamattina a portare mio figlio che doveva... Com'è Assisi stamattina? Stupenda, una giornata stupenda. Bella. Portare perché domenica mattina mi stavo andando. Poi ho portato mio figlio perché doveva, diciamo, lavorare, no lavorare, per la scuola, fare... Sì, servizio, servizio. Servizio. Poi sono andato a prendermi un caffè, poi sono andato a casa di mia mamma e mio padre e... Poi ho cucinato, perché cucino io, lo sapete. E poi che ho fatto? Ho fatto un po' compagnia a papà e mamma. Poi quando siamo ritornati qua, e mi sono addormentato. Hai capito? Mezz'oretta. Poi io sono venuta qua, si è svegliata e finita. Come i bambini, uguale. Oggi non c'ho voglia di fare niente. Infatti dopo siamo un altro po' sul divano. E poi stasera mi guardo la partita. È una giornata relax. Che anche se stress, c'è... Se c'è, sì, c'è un sole bellissimo. Un sole bellissimo che ti... Ma su caffè, che sta facendo? Sta facendo un giambaglio. Scusa, ma la linguettina te la devi prendere? Licca, licca.
Ma la fa pure. Volevo dire una cosa, però ve la dico tra un minuto. Tu che devi intanto dire? Saluta. Dopo dobbiamo fare un saluto. Perché mi è arrivato un messaggio di Checco. Dobbiamo fare un saluto importantissimo dopo, eh. Sì. Allora tu racconta, parlaci, parla. Io non devo. Vi è piaciuto il video l'ultimo? Comunque è buono questo caffè. Questo qual è? Quello Napoli? Sì, perché Borbone ancora non l'abbiamo aperto. Vi è piaciuto il video che è andato il vlog di sabato? Siamo scemi? Sì. Va bene. Comunque il dolce è buono, mamma mia, veramente. Chissà se lo fanno solo qua, perché lo dovresti assaggiare per credere. Veramente, buonissimo. Ma comunque è troppo bello essere scemi. Ma noi non ci interessa, noi stiamo... Ma noi non siamo scemi. Vabbè, scemi nel senso che ci piace giocare, cosa, ma siamo persone normali, nel senso che uno può pensare che sono tutti scemi, ma invece no. Ma no, invece siamo solo senso... semplicemente felici, sereni. Solari, più che altro. Amore, senti, dobbiamo fare un saluto. Noi salutiamo tutti assolutamente, perché tutti sempre ci state riempiendo di gioia. Anzi, qualche volta, se state su Instagram, mandateci qualche domanda e noi vi risponderemo. Certo. E ci divertiamo un po' così. Però oggi consentitemi 30 secondi per salutare un bambino piccolino che si chiama Alfonso, che è il figlio... Aspetta, non mi ricordo bene il nome perché il cognome me lo ricordo. Alfonso, un bacione grande! Il figlio di Antonella Semeraro. Il figlio di Antonella Semeraro, Alfonso, che c'ha un anno e dice che ci guarda sempre dalla TV e ride tanto perché noi facciamo i scemini. Allora, noi vogliamo fare un grandissimo saluto ad Alfonso. Bello, ciao! Sei bellissimo! E bravo, fai bene, ridi sempre. Sempre se ti facciamo ridere, guardaci. Quel sempre, giorno sempre. Che non ti facciamo ridere, cambia canale. Perché devi ridere. Ciao, Alfonso. Ciao, Alfonso, ciao, Antonella. Ciao, Antonella. E ciao a tutti voi che ci seguite. Ci dimostrate un sacco di affetto. Ci state riempiendo il cuore. Cioè, quando leggiamo le cose sotto i video, proprio ciao, buffami felicità. Cioè, ciao, buffami felicità. Grazie a voi. Perché sì. Che invece va buffo. Oh, scemino. Va bene, io adesso vado a fare il caffè. Ah, il caffè l'hai fatto, hai ragione. Perché te l'ho fatto? E niente, io devo stendere altri panni. Va bene. Lavarti altri panni. Va bene, tu hai finito i tuoi servizi? No, ah, sì, 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 stop. Vabbè, stop ai alle pulizie. Ci vediamo dopo? Sì, ci vediamo dopo per i saluti, perché adesso devo stendere i panni. Ci vediamo tra un po', yeah. Sì. A proposito, ma Francesco che ha detto? Devo andare a riprendere tra un po'. Ah, che bello, tra un po' arriva il nostro figliolino. Ci vediamo figliolino. Dopo. Ciao. 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 Allora, rieccomi. Mi sono messa a pulire i pennelli del trucco, perché era ora. Tanto non proprio tutti, diciamo quello che uso, più, cioè che uso, quelli che uso, punto. Ho lavato anche questo qua nuovo, si è tenuto benissimo, veramente non le setole sono tutte belle dritte, che di solito incomincia, vanno dei lati, si spennano proprio brutti, tipo questo, ma non è che si vede. Infatti questo sta incominciando anche a perdere qualche setola, vabbè, ma questo è uno di Essence, è vecchissimo, però devo dire che fa il suo lavoro, mi trovo molto bene. E poi, vabbè, lo sapete, no? Io li pulisco con la saponetta questa qua di Marsiglia, perché è anche un antibatterico, quindi va benissimo, cioè è neutro, non è che... Poi i pennelli hanno un buon profumo, quindi mi piace. E niente, poi... Che vi volevo dire? Ah, il correttore che ho comprato sabato, che vi ho fatto vedere nel blog di sabato, diciamo, quello l'aranciato, devo dire la verità, l'ho usato ieri sera e sembra che faccia il suo lavoro, finalmente. Cioè, si notano molto di meno, Però devo comprare un correttore, diciamo, della mia tonalità, così almeno, cioè, meglio. Volevo provare quello là della Maybelline, mi sembra, quello che sopra c'ha quella spugnetta. Io no, che lo volevo provare, io già l'ho usato parecchio tempo fa. Poi non l'ho più riacquistato, ma lo vorrei riacquistare, così almeno quello è veramente buono. Quindi mi sa che prenderò quello là. E niente, io chiuderei qui il vlog. Spero che questa giornata con noi vi sia piaciuta. Mi raccomando, un pollice in su, iscrivetevi al canale se vi va. E seguitemi anche su Instagram se vi va, mi raccomando. Vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!